La sequenza che avete visto, senza la colonna sonora, ma non fa nulla, erano importanti le immagini, è tratta dai cannibali di Liliana Cavani, 1969, dove la Cavani rilegge l'Antigone di Sofocle ambientandola però negli anni 60 del Novecento. In una Milano devastata di cadaveri, non c'è solo il cadavere di Polinice, del fratello di Antigone, ma di altri cadaveri che sono seminati in maniera molto suggestiva, devo dirvi, sul, per le strade di Milano e c'è ovviamente la proibizione a toccare questi cadaveri e a svolgere quello che è il gesto più elementare della pietà, cioè la pietà verso verso i morti, la sepoltura, quella sepoltura che, lo sappiamo tutti, ha dato inizio alla civiltà umana, perché la gran parte degli studiosi ci, eh, situano l'inizio della civiltà umana proprio nel rito della sepoltura, è lì che inizia la nostra storia, inizia la storia dell'uomo. La Cavani ha introdotto alcune variazioni, avete visto che Antigone a differenza che nella tragedia di Sofocle, non è da sola, ma è accompagnata da questo strano personaggio che parla una lingua ignota e che ha un nome, però si chiama Tiresia, ma non è il Tiresia della tragedia, è un personaggio che viene da un non luogo, una specie di angelo, possiamo dire così: assomiglia molto al personaggio del, di Teorema di Pasolini che aiuta Antigone nell'esercizio della pietà. E l'invenzione dentro questa sequenza è di associare la cura del cadavere, il seppellimento che avviene fuori dalla città, di associarlo a un rito, il pane che è chiaramente è un rito eucaristico. E questo ci permette di cogliere per la ragione per cui siamo partiti da questa sequenza il simbolo più forte che viene associato alla figura di Antigone. Antigone è simbolo della pietas. È il simbolo della pietà umana. Possiamo vedere la nostra copertina. Guardate che ad Antigone sono stati associati e adesso lo vedremo altri simboli è stata letta soprattutto tra 8 e 900 come simbolo della libertà, una libertà che alcuni hanno letto in senso anarchico, che si oppone alla tirannia, alla durezza della legge e dello Stato, ma è stata vista addirittura, penso alla Zambrano, come simbolo del femminismo. Negli anni '60 uscì una traduzione. Nuova dell'Antigone eh, che aveva la prefazione di Rossana Rossanda, eh, lei leggeva Antigone proprio come simbolo della rivolta femminile, di una nuova dignità propria della donna. Tutte queste letture le citeremo anche uno entrando eh, nelle riletture dell'Antigone. C'è un libro molto bello di George Steiner che ha come titolo Le Antigoni, che fa proprio la storia di tutte le rivisitazioni della tragedia di, so di Sofocle e di tutte le interpretazioni che di questa tragedia sono state date. Guardate che ci troviamo di fronte a un testo che non ha lasciato nessuno indenne, che ha in qualche modo coinvolto tutti. Vi cito due giudizi: uno di Hegel che Molto ha lavorato nella fenomenologia dello spirito sulla figura di Antigone, ma anche sulla riflessione eh, sulla tragedia, in particolare sulla tragedia antica. Hegel scrive: è una delle opere d'arte più eccelse e per ogni riguardo più perfette di tutti i tempi, di tutti i capolavori del mondo antico e moderno, il più soddisfacente aggettivo infelice, che però vi dice l'ammirazione che il severo Hegel ha per il testo di Sofocle. Più enfatico è quello di Scelli, del poeta, che scrive ciascuno di noi in una vita interiore, anter, anteriore scusate, ha amato un antigone e ciò fa sì che nessun legame umano possa più appagarci. È sicuramente una definizione che sfiora l'esagerazione o il paradosso. E dico subito che c'è sicuramente un, antilo, un antigone prima di Sofocle, ma che non ha niente a che vedere con la storia che Sofocle inventa quasi letteralmente. Insieme al personaggio di Edipo, sicuramente c'era un testo che Viene chiamato nel mondo antico Edippo Podia, che raccontava la storia di Edipo, ma non aveva allusioni dirette ad Antigone. C'è addirittura un'Antigone pre-Omerica, che è una principessa in qualche modo imparentata con Priamo e quindi legata al ciclo troiano. Ma l'invenzione di questo personaggio è eh, propria di Sofocle. La tragedia è del 441, vince, ha riscuoto un successo clamoroso nell'Atene. Da allora, vincendo l'alloro, che era dato al tragico, le rappresentazioni di tragedie erano fatte da diverse tragedie, da diversi testi. Vero è che in Eschilo c'è una tragedia si chiama I Sette Contro Tebe, che nel finale parla di Antigone. Antigone di Sofocle. Questo ha fatto supporre agli studiosi che questo finale dei sette contro di Eschilo sia sovrapposto, cioè sia successivo all'Antigone di Sofocle. Seconda osservazione: nelle opere di Sofocle, nelle tragedie di Sofocle, Antigone torna una seconda volta, dopo la tragedia che ha il suo nome come titolo, Torna molti anni dopo, nel 406, quindi 35 anni dopo, nell'Edipo a Colono. E devo dirvi che qui Antigone è radiosa figura della pietà, perché è colei che accompagna Edipo nel suo esilio e giunti a Colono lo accompagna dentro la sua morte. Il personaggio. Che nella tragedia, nell'Edipo a Colono sembra marginale, ma che in realtà è continuamente attivo di pietà. La sua presenza e la sua parola è proprio incarnazione piena della pietà. Ma già nelle... c'è un verso bellissimo nell'Edipo a Colono che dice: ben so tale arte, e la pietà è definita proprio come arte. Tenete conto che nella, nella Grecia di quegli anni c'è un'opposizione tra arte e tecne. E poi Antigone dice, questa arte della pietà me l'ha presa il tempo, cioè l'ho imparata dentro il vivere. La scansione del tempo è diventata dentro di me scansione della pietà. E il verso successivo dice, sulla mia mano amorosa, il vecchio tuo capo reclina restituendoci un'immagine quasi fisica nessun pittore ha disegnato questo momento anche nei vasi greci nella immagine che avete in copertina vedete una delle proprie poche rappresentazioni vascolari di Antigone qui vedete seduto sul trono Creonte e le due guardie che accompagnano Antigone che sta in mezzo alle due davanti a Creonte per che sarà, quello che sarà un dialogo in realtà impotente, un dialogo che è polemos, che è più scontro, che è più inconciliabilità. Nell'Antigone è, non è evidentissima la pietà di Antigone. Sembra più evidente la dialettica tra l'intimità, la legge segreta di cui Antigone è portatrice, che è la legge della pietas, e la mondanità, cioè il mondo, che poi significa la polis. Si potrebbe leggere l'Antigone di Sofocle come la storia di un'opposizione tra loikos, cioè la casa, e la polis, cioè la città. È molto importante cogliere questo, questa contrapposizione tra il domestico e il pubblico, che continua, attraversa tutto, il, due terzi della tragedia di Sofocle, che è quasi un dittico, eh? perché nel momento in cui Antigone muore, finisce la storia di Antigone e inizia, non dico la vendetta, ma iniziano le conseguenze, che sono poi una catena di morti. Non dimentichiamo che è una parola della pietà l'Antigone, perché è una parola di morte. E questo rapporto tra domestico e pubblico lo vediamo nel motivo, un'altra cosa che mi sembra molto attuale. Non solo Sofocle racconta questa opposizione domestico-pubblico, ma anche i cambiamenti sociopolitici che questa opposizione produce nella muta interiorità di un, di un essere trasportandola nel pianto, nel grido, nel canto luttuoso. Allora il motivo portante diventa la sorellanza. Goethe che dice che di tutte le creature reali o inventate, Antigone possiede la più sororale delle anime. E sorella è un grande tema nel Romanticismo. Eh? L'amore tra fratello e sorella, visto come il vertice dell'amare. Capace di comprendere dentro di sé Eros, agape, filia. Che poi troverà quello del rapporto tra fratello e sorella il suo apice, la sua epifania, agli inizi del Novecento, nell'Uomo senza qualità di Musil, dove diventa proprio il cuore di questo lungo romanzo. Possiamo sintetizzare l'opposizione tra Antigone. La Pietas e Creonte, l'autorità, lo Stato, la polis. Possiamo sintetizzare in due battute: dei due personaggi. Antigone è davanti a Creonte, ormai consapevole che la sua pietà verrà pagata con la morte, e dice: è uno dei versi più famosi siamo al verso 524, Antigone dice, non per condividere l'odio, ma l'amore, io sono nata. Ecco, su un verso del genere non so che senso abbiano altre letture politiche, addirittura giuridiche, no? Antigone vista come portatore di una legge arcaica rispetto alla legge dello Stato. Ma se è così importante l'affermazione di Antigone, non per condividere l'odio, ma l'amore, io sono nata, è altrettanto importante nella sua crudeltà la replica di Creonte. Creonte risponde, discendi dunque laggiù se hai bisogno d'amare. Sta dicendo che la dimensione dell'amore non appartiene alla polis, non appartiene alla storia, non appartiene allo Stato. Discendi dunque laggiù se hai bisogno d'amare, ama ah, quelli di laggiù. È una sintesi formidabile di tutta la tragedia, questo scontro, questo, queste due battute. Esaltando la pietà di Antigone, non voglio oscurare tutti i nodi tematici che comunque sono presenti nella tragedia, che è un continuo conflitto di, di valori. Il contrasto, appunto, come vi dice, dicevo, tra la legge naturale, chiamiamola così, l'istanza di pietà di Antigone che contro la proibizione vuole seppellire il fratello gius naturalismo la legge naturale da una parte e la legge positiva dall'altra quindi tra privato e pubblico e qualcuno ha, letto, ha detto tra potere maschile e pietas femminile e noi potremmo aggiungere tra passione e moralità o ancora trasgressione e tradizione o ancora perché è detto nel testo poi leggeremo alcuni passi tra follia e sapienza. Guardate che questi sono i conflitti che caratterizzano la condizione umana, in fondo, uomo-donna, vecchiaia-giovinezza, società-individuo, vivi e morti, uomini e dei. Cosa vi sto dicendo? Che la forza tragica di questa eroina consiste nel fatto che ha dentro una forza mitopoietica e va al di là del tempo, proprio perché racchiude dilemmi umani eterni, è drammaturgicamente reiterabile, ripensabile nel corso di ogni tempo e di ogni stagione. La Cavani appunto fa un'operazione di questo genere. Del resto, io credo che questo valga per gran parte dei miti. Noi dobbiamo imparare a mettere al lavoro e alla prova i miti, perché sono in grado di rispondere anche ai nostri interrogativi, anche a interrogativi nuovi che ancora hanno da venire. Guardate che Antigone fa una vera e propria irruzione nel politico, pensate al nostro tempo, sotto il segno della filia, cioè di un amore che è assolutamente disinteressato. E lo fa in, proprio in un pieno clima di guerra. Che nella tragedia sono rappresentati da Creonte. E Creonte è binario, ha diviso il mondo in due tra amici e alleati tra chi osserva la legge e chi vuole infrangere la legge è qui che Antigone ci suggerisce nuovi percorsi, certo obliqui di attraversamento, nuove condotte che ci potrebbero aiutare a superare Qualsiasi voglia disgregazione. Questa è la ragione per cui Antigone parla a tutti quelli che non vedono la realtà della Pietas e non capiscono che l'ingiustizia ha bisogno non solo di una giustizia diversa della Diche, la giustizia eterna di cui Antigone si fa portatore, ma ha bisogno anche della pietà. E per questo capiamo perché Antigone, non c'è una figura nell'Ottocento, nel Novecento, che non sia stata, perdonatemi il termine, sedotta da Antigone. Goethe, Hegel, Holderin, Kierkegaard, su su fino a Heidegger, Lacan, che invece vede Antigone come simbolo del desiderio, e in maniera particolare la vede come simbolo della implacabilità del desiderio. Quello che colpisce Lacan nella tragedia di Sofocle è proprio il fatto che, secondo lui, Antigone sia implacabile nella sua ostinazione, non senta ragione perché sente non assurda la legge di cui Creonte è portatore non si può sapellire il cadavere di Polinice. Sapete che alla morte di, di, di Edipo succedono i due figli maschi, Eteocle e Polinice. E decidono di governare un anno per uno. Il primo anno è toccato a Eteocle. Quando alla fine dell'anno Polinice si presenta, Teocle si rifiuta di cedergli il potere, di cedergli il comando. Quindi Polinice che è sposato con la figlia del re di Argo organizza una coalizione, i sette appunto contro Tebe, e attacca la città di Tebe. Si deciderà poi di risolvere la querela con un duello tra i due fratelli e tutti e due moriranno in questo duello. Ma per Creonte e Teocle viene sepolto gloriosamente, mentre l'altro è confuso con gli assedianti, negandogli anche il suo diritto. Viene destinato ai cani, agli avvoltoi, si proibisce la sepoltura. E qui emerge nel senso pieno la figura di Antigone, che è anche simbolo della singolarità, di una singolarità che si mette contro le leggi e questa volta possiamo dirlo l'implacabilità delle leggi ecco perché la tragedia a molti è sembrata un conflitto irriducibile ma attualissimo tra come vi dicevo le ragioni del privato del legame del sangue della coscienza del singolo che si trova oppresso dalle ragioni del pubblico, dal contratto sociale potremmo dire. Capite come questo conflitto tra le possiamo dire anche le ragioni del divino e le ragioni dell'umano, o le ragioni di una metastoria e le ragioni della storia. Qualcuno ha detto l'opposizione femminile e maschile, ma vi ho detto che è una forzatura. Più corretto sarebbe dire proprio tra Loikos, la casa, il domestico e la polis. Ci sta tutta la nostra storia. Hegel che dice che Antigone rappresenta una polarità irrinunciabile dello spirito l'antitesi necessaria della logica familiare, dell'imperativo etico interiore, interno, della libertà rivoluzionaria contro la ragione di Stato, cioè quella legge dello Stato che non potrà mai coincidere col desiderio eversivo, anche se poi nel corso della fenomenologia... Egel arriverà a dire che la ragione dello Stato deve comunque prevalere. Nonostante tutta questa ricchezza di temi, noi dobbiamo dire che la rivolta di Antigone al decreto di Creonte non si può leggere come una rivolta femminista. Non è quella che oggi chiameremmo disobbedienza civile, né tantomeno è il trionfo dell'anarchia contro un'oppressione o una tirannide. È chiaro che molti continueranno a vedere in Antigone l'istanza libertaria, ma se noi leggiamo bene Sofocle ci accorgiamo che Antigone non si oppone per niente al Logos di Creonte, alla legge di Creonte anche se sa benissimo che è irragionevole. Può essere anche che ne abbia capito le ragioni, ma ai suoi occhi la ragione del diktat di Creonte è del tutto estranea, impotente. Se si continua come si è fatto per un secolo intero a interpretare il conflitto tra i due come interno alla sfera del diritto dell'etica, si finisce per non capire lo spirito profondo dell'antigone di Sofocle. Guardate che a leggere bene il testo, capiamo che Sofocle intuisce questo pericolo che si legga la sua tragedia politicamente che non si riesca a vedere la presenza della pietas e lo intuisce per usare un'espressione di Kierkegaard con timore e tremore Antigone non interessa assolutamente niente riformare il potere di Creonte Richiamarlo alle tradizioni, alla legge degli dèi. Lei non cerca mai, se legge, avete detto bene il dialogo tra lei e Creonte, compromessi più o meno alti. Lo sa che non c'è possibilità di conciliare il diritto positivo dello Stato con la pietas che è proprio dell'uichia, della casa, della familiarità, della donna, certo. Lei non rivendica nessun nuovo diritto, né tantomeno pensa a un nuovo ordine politico, sempre se ne siamo fedeli al testo. Ci accorgiamo che lei è portatrice di un'alterità radicale, ma cosa c'è di più radicale della pietà? Anche il coro si rende conto della dismisura della pietas di Antigone, che non si sente vincolata da nessuna legge. Antigone, guardate, avrebbe potuto anche vivere una vita del tutto normale nella polis, ma il suo, la sua alterità non sarebbe mutata, anche se non ci fosse stato lo scontro, l'opposizione c'è in lei un'assoluta estraneità a ogni forma di comando, a ogni legge. Ci sono, dovreste essere già accorti delle analogie con Abramo, lo straniero. E la parola di Antigone, che è una parola di dolore, non c'è esaltazione in Antigone. Da questo punto di vista potremmo dire che quasi c'è nella sua determinazione, perché la Pietas ha bisogno di determinazione, un'ostinazione. Ma la sua parola uccide il potere della legge, cioè si oppone a Creonte, non in nome di un'altra legge, perché vorrebbe dire mettersi sullo stesso piano. Ma svuotando la legge che si oppone alla sepoltura dall'interno, finisce per dichiararla nulla. E Creonte, che è un personaggio importante nella economia della tragedia, vuol compiere in Antigone proprio questo pericolo. Creonte intuisce. Che la legge della pietà, se possiamo definirla, chiamarla così, sovvertirebbe la polis, destrutturerebbe il potere e le sue forme. Ha questa intelligenza, la dichiara santamente colpevole. Guardando, guardando Antigone, Creonte capisce che se la lasciasse fare, svelerebbe la propria impotenza di fronte a chi obbedisce a una legge originariamente prima, che viene prima di ogni interesse. Socio-politico diremmo oggi. Lei deve esclusivamente fare, per questo è così determinata, ciò che deve. E il fatto che le leggi non gli consentano di seppellire il fratello, per lei diventa un problema solo nella misura che la porterà alla morte rispetto alla quale si è già presentata fin dall'inizio. La tragedia inizia con un conflitto in fondo, è molto bello l'attacco dell'Antigone. Escono, entrano in scena, Antigone e Ismene, la sorella. Poi lo leggeremo, almeno un piccolo brano di, di questo incontro, che poi diventa separazione perché Ismene non ha dentro di sé la figura della Pietas. Ismene in qualche modo è simbolo della normalità, anche se poi ha un pentimento nel momento in cui Antigone viene condannata, è pronta anche lei a subire la condanna, sarà Antigone che di fatto la risparmia. Questo che dobbiamo capire è che Antigone non si oppone a Creonte perché questo separerebbe l'agire politico dalla pietas che si deve ai congiunti, agli amati, ai morti. Non sta, non sta criticando Creonte, lo trova insano. E Antigone in fondo, semplicemente, non ha nulla da dire a quello che, a quello che sostiene Creonte e al suo divieto. Se non che è nulla, che per lei è zero. E come Antigone non è il messaggero... Di una nuova legge, di un nuovo diritto, cioè una figura della rivolta. La sua parola, abbiamo detto, è dismisura rispetto a ogni legge. Così non dovete pensare che Creonte sia semplicemente un legislatore. Sono due posizioni. Perché Creonte promulga la legge, la proibizione? Perché Creonte è consapevole che la salvezza si trova soltanto nella città, la salvezza si trova soltanto nella polis. Stato e Chiesa, ci, quasi ci verrebbe da suggerire. Cioè, Creonte pensa che la polis possa salvare l'uomo e quindi la vive come manifestazione del divino in bocca Giove. E allora dirà ad Antigone: se tu non osservi la legge, non accetti la proibizione, offendi gli dèi, vai punita. Il coro, molto bello anche questo, avverte subito quale baratro che dice nel tempo che di tutto è Signore e che di tutto si prende gioco, questa idea può spalancare. Guai, dice il coro, credere che la divinità, metto il termine tra virgolette della città, sia per sempre. Pericoloso che il dono degli dèi, la polis, possa appartenere per sempre. È la dittatura, no? L'idolatria, l'esaltazione della potenza, guardate quanta contemporaneità c'è in questi concetti. Il suo Zeus che invoca. Di, però ha perso la trascendenza si confonde ormai con la polis ma anche Antigone ha il suo zeus ma è uno zeus Soggetto, dice nel verso 450, non fu certo il cielo a decretarmi questo. C'è qualcosa di più, c'è la diche, a cui è soggetto lo stesso Zeus. Cioè c'è la giustizia, c'è questa bellissima corrispondenza tra la pietà come forma sublime, estrema. Paradossale, certo. E lo Zeus di Antigone fa segno al divino, a un divino che non ha forma e non ha nome. Perché le leggi non scritte degli dèi non vengono intese da Antigone. Come quelle leggi che gli stessi dèi avrebbero decretato. Perché sono le leggi che sempre vivono, dice Antigone, e nessuno sa quando apparvero. Vengono prima degli dèi. Gli dèi hanno una nascita, si distribuiscono i ruoli, le appartenenze della vicenda umana si confondono con le loro passioni, ma sono sottomessi anche loro alla legge di Dicke. La legge di Antigone sì che è di, di Zeus degli dèi, ma lo è perché gli dèi per primi vi obbediscono. O dovrebbero obbedire. La istanza, la tensione che muove Antigone è questa diche eterna, increata, che sta nell'impenetrabile. Addirittura in certi momenti sembra che abiti le tenebre dell'Ade. Ed è questa pietà dolente, che matura dentro il dolore, che non è nemmeno toccata da, dalla debolissima luce dell'intelligenza umana. E la parola di Antigone è al che nessuna parola umana contenere, capire, comprendere. Sorge una domanda dentro il coro e dentro l'andamento della tragedia. Ma se è così, se Antigone è portatrice di questa straordinaria verità. E dall'altra parte c'è una città che se non è salvezza, come crede Creonte Può essere luogo di, di contratto sociale, di pacificazione. Non si potrebbero conciliare i due mondi, i due momenti. La parola di Antigone è definitiva. Abbiamo detto non scenda a compromessi e porta indirettamente alla desacralizzazione del potere, perché il fondamento del, del divino è dentro l'istanza e la pietas, o potremmo dire anche la misericordia di Antigone. Che problematica: eh? nella tragedia alcuni momenti eh, ne vedremo alcuni altamente problematici. L Antico ne ama un divino che non si dona e non si celebra alla luce dei templi, delle statue, delle leggi. Capiamo come. Kierkegaard abbia detto che è prefigurazione del Cristo prima dell'avvento di Cristo. E vede Antigone in questo saggio che si trova in out-out sul tragico antico e tragico moderno, la vede proprio come prefigurazione del Cristo, personaggio quasi profetico. La pietas non può mai scendere a compromessi. La carità non conosce leggi, va al di là. Guardate che non sostituisce la giustizia. Non fare per carità ciò che devi fare per giustizia. La oltrepassa, non, non si oppone nemmeno. No, dobbiamo pensare alla prima ai Corinzi, no? il capitolo a carità. Eh. Per eh, completezza di discorso su questo straordinario personaggio, acceno a due letture che sono in qualche modo antagoniste. Se guardate la copertina trovate tre diverse traduzioni. Quella che avete nel, nel testo che vi ho fatto avere è l'attacco del della prima entrata in scena del, del coro, che pensate bene, in una tragedia che è parola, abbiamo detto, di pianto parola del lamento il tema è la sepoltura la proibizione alla sepoltura il coro entra in scena non ha in questo caso eh, preoccupazioni di sintesi di solito di commento del dialogo tra le due sorelle no entra in scena cantando l'uomo il primo intervento del coro è un inno all'uomo. È un inno all'umanità. Il nostro traduttore Romagnoli traduce così: Molti si danno prodigi e niuno meraviglioso più dell'uomo. Quindi l'attacco. Anche se poi l'uomo di cui si cantano le lodi nel resto del testo viene più lodato per la sua intelligenza addirittura per la sua astuzia è più creontico che dalla parte di Antigone. Seconda traduzione che vi ho messo qua, questo per dirvi anche come la traduzione a volte è fondamentale, la seconda traduzione è di Cacciari e Cacciari traduce così. Molte potenze sono tremende, ma nessuna lo è più dell'uomo. Diciamo che da un punto di vista letterale, nessuna delle due è scorretta, perché il termine greco deinos e al comparativo deinoteron, se aprite un vocabolario di, di greco, troverete meraviglioso, tremendo. Sappiamo che queste due parole comunque sono associate al tema del sacro. Il sacro, l'irruzione del sacro nella storia genera meraviglia e terrore. Rudolf Otto, il suo saggio importantissimo che ha come titolo proprio il sacro. L'apparizione del sacro genera quindi capiamo bene che Deinos può essere tradotto con meraviglioso oppure con tremendo. Nel rispetto dell'inno all'uomo trovo che sia più corretto meraviglioso, anche se abbiamo detto l'uomo poi caratterizzato in questo inno non è così grande. Governa la creazione, questo sì. E poi c'è questa strana traduzione: molti sono i tabù, non più prodigi, non più potenze, Denos, eh? Nulla più dell'essere umano è tabù. Notate che tabù è una parola composta e ha come radici ta, che significa segnato, e bu, che significa meravigliosamente. Quindi forse è non così impropria. Ma perché questo traduttore ci dà questa traduzione che ci sembra... Perché fa una notazione? Che ogni personaggio del ciclo dei, si dice, lab, labdanicidi, labdano è il padre di Laio. Laio è il padre di Edippo, Edippo è il padre di Eteo che poi dice Ismene, Antigone. Quindi questo è il, il titolo che si dà a questa saga. E le, chi ha tradotto così dice: sostiene questa tesi che ogni personaggio dei Labbani lab, lab, ha il sangue avvelenato, tabù, da una doppiezza, da un'ambiguità che finisce per cancellare qualsiasi traccia di normalità ma anche qualsiasi conflitto di tipo ideologico cioè questo traduttore non vede conflitti ideologici nell'antigone di Sofocle perché ogni personaggio ha dentro di sé la conflittualità. Perché? Perché è doppio. Nessuno dei personaggi di questa saga è uno, ma due. Antigone è figlia e sorella dello stesso padre. Edipo è marito e figlio della, della madre. Nessuno ha una definizione, dovremmo dire un'identità. Quindi ognuno, ognuno di loro nella sua doppiezza vive una conflittualità che è esplosiva e che porta necessariamente alla dimensione sacra. chiaro non possiamo io non, non aderisco del tutto a questa lettura chiaramente mi sembra troppo importante l'azione di Antigone però non si può negare la presenza del numero due e tutta la tragedia è fatta di duetti se ci pensate inizia con Antigone Ismene poi Antigone Creonte poi Ismene Creonte. Poi Creonte e Emone, il figlio, fidanzato di, di Antigone. E poi ultima, Tiresia e Creonte. Vedete come c'è questa insistenza. Del resto, la critica ha detto che l'Antigone è quasi un dittico perché con la morte di Antigone finisce di fatto una parte e inizia la discesa. E se studiamo bene il prologo, cioè il dialogo tra le due sorelle, 99 versi sono, vediamo che anche qua c'è un movimento duale, le due sorelle entrano in scena solidali legate una all'altra e poi finiscono per dividersi. Per questa lettura il vero conflitto dell'Antigone è il conflitto di Edipo, cioè dell'uomo. Eh? E quel conflitto è certamente eccezionale. ma che porta a divisione, incompiutezza. L'unico modo che la famiglia di Edipo, cioè Edipo e i suoi figli, ma anche i suoi genitori, hanno di comporre questa doppiezza è il ricongiungimento nell'aldilà. E allora la pietà di Antigone è veramente una pietà sfamiliare che porta alla ricomposizione del gruppo, ma anche alla presa a carico di un'identità che a nessuno di questi personaggi è stata data in questa doppiezza. È chiaro che qui c'è un privilegiare la dimensione tragica della storia. Antigone come tragedia del fraticidio, del suicidio, dei suicidi. Gli omicidi mancati, realizzati, tutto dall'incesto di Edipo. Anche questo rende antico e attuale, perché ci parla ancora di un'identità incompiuta, doppia, figli fratelli, madri nonne, padri fratelli di qualcuno che non può essere solo se stesso. Non è che noi siamo figli di un incesto ma siamo come i personaggi della saga sradicati per suggerirci un radicamento un pochino più profondo suggeriscono il doppio cognome perché il cognome è la stirpe il cognome Dall'appartenenza. Il nome dovrebbe dare la meraviglia, il nome dovrebbe dare la pietà. In fondo, questa lettura ha colto, detto in termini attuali, il conflitto tra nome e cognome. Il cognome porta dentro di sé il peso, la fatica le colpe della storia, la miseria e la grandezza dell'uomo. Il nome può essere il riscatto, così come Antigone riesce a riscattare la maledizione che grava sui, sui figli di Edipo e su Edipo stesso. In opposizione... A questa lettura vorrei chiudere prima di andare a leggere qualche passo, con la lettura che fa Simone Weil, in uno straordinario libro che è La Grecia e le Intuizioni Precristiane. La prima osservazione che fa Simone Weil è, vedi, la Antigone. Che ha esercitato in maniera così, così insistita la pietà, ha subito un trattamento empio. È chiaro che negli occhi dell'ebrea cristiana Simon, che non si farà cristiana, per fedeltà al suo cognome, alla sua stirpe, non ascolterà il nome. C'è, come in Kierkegaard, la visione di Antigone legata in qualche modo. Perché noi conosciamo un altro personaggio che ha esercitato la Pietas, l'ampia carità. Guardate che Pietas non ha nulla di svilente. La Pietas di cui parliamo è Eros. E agape, e è agape, è filia. C'è un passo che leggeremo molto ambiguo che potrebbe portare alla svalutazione della figura di, di eh, della, fi, della nostra figura, eh, allontanandola dalla pietà. Vedendoci una dimensione quasi egoistica, passo del quale Goethe diceva, ma non può essere di Sofocle, aspetto che qualche filologo dimostri che è un'invasione, un un'interruzione. Però Simone Veil fa un bel discorso, dice i greci. Hanno questa visione che avrebbe fatto piangere un santo del Medioevo. Adesso non cito alla lettera perché non ricordo esattamente. Cioè, in loro c'è il pensiero che l'amore non è mai amato. Antigone, in fondo, è disertata. L'unico che la difende è Emone. Questo porta Weil a dire che Sofocle è il poeta greco dove il, la, la qualità cristiana dell'ispirazione è più visibile che in qualsiasi altro autore precristiano. Anzi, lei arriva a dire che è più cristiano di tutti i poeti tragici che lei conosce degli ultimi, degli ultimi secoli. E dice che questo è chiaro nell'antigone nell di Sofocle. Perché Antigone in fondo dice che è meglio obbedire a Dio che agli uomini. È meglio abitare l'oikos piuttosto che la polis. Vero è che il Dio di Antigone non abita i cieli non sta nell'alto dei cieli in qualche modo è già incarnato perché abita sottoterra in mezzo ai morti il cielo non ha preferenze e Antigone si sforza lei è familiare col mondo dei morti. E così lei riesce a vedere in Antigone questo essere perfettamente puro, perfettamente innocente, che si offre volontariamente alla morte. che gli sembra legata alla pietas. E lo fa per, per amore fraterno, abbiamo detto nell'ideale ottocentesco la forma sublime di amore. È anche vero che Antigone è umana, perché nel momento anche lei vive il sabato santo. Il momento dell'abbandono, nel momento in cui si avvia la morte, anzi si dà la morte. Si sente abbandonata dagli uomini, dagli dèi. Lei muore proprio per, essere, lo dice il testo, per essere stata folle d'amore. Gliel'ha detto la sorella all'inizio. Resti il fatto che in Antigone, nella sua pietà, una maledizione che si è trasmessa da generazione a generazione e che anche lei ha toccato, si scioglie. E il cerchio, in qualche modo, si chiude nella perfezione della tragedia di Sofocle. Diamo a leggere insieme qualche passo. Pagina 1 nel testo che avete a disposizione, l'incontro, l'entrata in scena di Antigone, la prima battuta. Guardate come Antigone è consapevole che siamo in medias res e che è portatrice prima del conflitto che avrà con Creonte, prima del conflitto che adesso subito quasi ha con la sorella, è portatrice dei dolori dell'uomo. Qual è il suo esordio? O mia compagna, o mia sorella, Ismene, sai tu, attenti bene quale dei mali che provengono da Edipo Giove sopra di noi non compia mentre siamo ancora vive quale altro male e poi nulla vedi doloroso di funesto e turpe di vergognoso che fra i mali tuoi fra i mali miei, visto non abbia. Cioè, Antigone ha attraversato tutto il dolore dell'uomo, questo che genera la sua pietas. Eh? Iniziamo proprio in medias res. In questa assunzione, nulla vi è. Meditate sulle parole. Nulla vedi doloroso, di funesto e turpe, di vergognoso. Soffro che è grandissimo, eh? che fra i mali tuoi, fra i mali miei visto non abbia. Io ho visto tutto il male. E adesso arriva questo divieto. Pagina 2 verso la fine. È Ismene che di fatto definisce la trama, perché Antigone gli ha detto che andrà a seppellire il fratello. E Ismene risponde: Vuoi seppellirlo e la città lo vieta? Qui viene dato il tema della tragedia. Tu vuoi seppellire il fratello, la città vieta questo atto, questo gesto. Tra le due sorelle si complica perché Antigone invita Ismene alla dimensione della carità, della pietà, ma Ismene non se la sente di infrangere la legge. Viene da una famiglia smembrata. Per lei la polis è più importante della casa. Loikos è più rassicurante. Loikos suicidi, smembramenti. Guardate che dopo Sofocle, Euripide scriverà un Antigone, ma ci sono rimasti pochissimi frammenti dai quali si deduce che Emone e Antigone forse sono già sposati, forse hanno un figlio, comunque sopravviveranno, perché la tragedia di Euripide è una tragedia che demitizza, desacralizza il mito, in qualche modo lo confina in territori ben definiti, non gli consente di proliferare nel futuro. E poi Euripide scrive anche Le Fenice, che racconta i sette contro Tebe. E anche qui ci sono dei riferimenti a un'Antigone che però è molto diversa dall'Antigone di Sofocle, che è l'inventore della storia di Antigone. Quando Antigone si accorge che la sorella potremmo dire non è pronta, o sceglie il cognome. Antigone gli dice, sempre pagina 3 verso il fondo: Antigone gli dice, più non ti prego, né se ancora tu l'opera a partecipare volessi, io di buon grado t'accetterei. E poi gli dice, sii sì, tu qual esser brami. Non devi seguire me, se non hai dentro questo desiderio cerca di essere ciò che vuoi essere ma io non demordo c'è sepolcro io gli darò bella se l'opera avrò compiuta mi parrà la morte c'è questo tema che conosciamo da tutta la mitologia greca, no? La bella morte dell'eroe E continua Antigone, cara, giacerò presso a lui, caro, d'un pio misfatto rea. Quel pio va sottolineato. Antigone è sicura di essere portatrice della pietas, d'un pio misfatto rea. Pagina 11 abbiamo il primo canto del coro, l'entrata del coro. Quando il protagonista della tragedia è una donna, in genere il coro è composto da donne. Nell'antigone c'è un'eccezione alla regola perché il coro è composto da vecchi, da anziani. Non per esempio da cittadini o con partecipi, no. E il coro entra in scena, pensate cosa ha detto Antigone, quindi c'è in qualche modo una contrapposizione, lei ha attraversato tutto il male, il coro entra in scena con questo canto dell'uomo o canto all'uomo. Molti si danno prodigi e niuno meraviglioso più dell'uomo. E poi si celebrano le vicende umane, sino di là del, dal canuto mare col tempestoso noto, il vento, procede l'uomo, valica l'estuare dei flutti. e il Mughio, è la più antica degli dei, l'immortale terra, che è una delle divinità primordiali, no, l'infaticata col giro spossa anno per anno degli aratri col travaglio di equina prole. Vedete che l'uomo è visto come un sovrano della creazione. E degli augelli, le, qui invece è l'uomo cacciatore, l'uomo, e degli augelli le stirpigliete, cinge di reti, ne fa preda e le tribù di selvagge fiere, e le marine stirpi del ponto del mare, con le spire di intest, reti, Uomo scaltrissimo, e signore, con l'astuzia di quante fiere muovono selvagge per i monti, e il gioco ripone al crinito cavallo, e al toro infaticato, sovressi i monti, ma è difficile trovare nella, mondo classico un inno perché è un vero e proprio inno eh? c'è un solo ostacolo alla sovranità dell'uomo lo vedremo vediamo adesso l'infaticato pensiero e i suoni vocali rinvenne filosofia la poesia e le norme del vivere civile e a fuggire gli etere i dardi di inospitati ghiacci, ghiacci di piogge nemiche gran copia d'astuzie possiede ne verso è la, è un ulisside diciamo che il modello potrebbe essere Ulisse gran copia d'astuzie possiede né verso il futuro se mezzi di scampo non vede, si inoltra. E poi il limite, l'unico limite. Solo trovare dall'ade scampo non può. Può vincere la morte. Ma può vincere la malattia. Infatti finisce così. Ma contro immedicabili morbi rinvenne salutari strade. Continua eh, la lode, ma ci fermiamo qua. In fondo a questa stessa pagina, no scusate, a pagina 15, c'è l'intervento di Antigone che avevamo accennato, dove Antigone dice: Non Giove a me lanciò simile bando, né la giustizia che dimora insieme coi demoni d'Averno, Oltre altre leggi furono imposte agli uomini e i tuoi bandi. Io non credei, sta parlando con Creonte, che tanta forza avessero da far sì che le leggi dei celesti non scritte ed incrollabili vengono prima degli dei potesse sovverchiare un mortale. E nel finale di questa. In questo intervento Antigone dice tu dirai che da folle io mi comporto. Quante volte abbiamo visto la pietra, la carità, pensate a Francesco, per esempio. Confusa con la follia, così come la ragione è equiparata alla legge, tu dirai che da folle io mi comporto ma forse di follia, m'accusa un folle. Pagina 17 trovate i due versi che vi ho detto, sono a mio avviso, danno il senso della, della tragedia. Antigone che dice prima, chissà se Pio questo non sembra agli inferi. Tu dici che io sono folle, ma guarda che agli inferi, per gli inferi queste pietà. Creonte risponde, ne pur morto sarà caro il nemico e Antigone, quello che abbiamo detto è il cuore della tragedia, gli amori teco con te e non gli odi partecipo. E Creonte che risponde, se bisogno hai d'amore all'orco scendi e ama quelli di laggiù. Ma mentre vivo mai donna non comanderà vedete che anche chi ha letto eh, Antigone come simbolo della ribellione femminista qualche giustificazione dentro il testo la, la trova ma noi dobbiamo pagina 22 c'è l'intervento di Emone Emone va dal padre nell'ultimo vano tentativo di convincerlo a risparmiare Antigone e gli porta a quello che è il pensiero dell'opinione pubblica. Dice Sappi che la città commisera questa fanciulla, immacolata più di ogni altra donna, e che compiuta l'opera la più nobile, abbiamo detto, il fondamento della civiltà. E in cambio ne riceve la più misera morte. Vede che il padre non si lascia sciogliere dalle sue parole, diventa più perentorio. A un certo punto dice, chi davvero crede senno egli solo, ed anima e parola come niun altri, se lo cerchi dentro vuoto lo trovi. Stupenda definizione. Leggiamo l'ultimo grande, grande intervento di... Non è l'ultimo letteralmente, ci sono altri due o tre inserti, ma quello che è il saluto di Antigone e abbiamo detto è anche il momento dell'abbandono. Dell la disperazione, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? O tomba, o nuziale camera, o eterna mia prigione rupestre, perché è condannata a essere murata viva. Poi si impiccherà, no? Ove m'avvio verso i miei cari, che defunti giacciono, la più gran parte, è rimasta solo la sorella, e li ospita Persefone ultima ora io fra loro e assai più misera vedete che non ha più l'orgoglio la sicurezza quella che la can chiama l'implacabilità e assai più misera discendo prima che sia giunto il termine della mia vita e di discesa spero giunger diletta al padre eccola la ricomposizione del gruppo familiare, l'unione di nome e cognome, e di discesa spero giunger diletta al padre, a te diletta madre, diletta o mio fratello a te, che poiché spenti foste, io vi lavai con queste mani, vi vestii, vi offersi le libagioni funebri, L'opera della pietas, l'opera della mano è figura dell'opera della pietà. E perché curami presi della salma tua, o Polinice, il mio compenso è questo. Pure per quanti ansenno io bene fece ad onorarti. E qui ci sono una decina di versi, quelli che Goethe ha ripudiato dicendo aspetto in futuro che i filologi, gli studiosi, eh, studiando la lingua, mi dicano che non sono di Sofocle, perché stridono. Perché è quasi antigone bestemmia: diciamo con attenzione che io non mai se figli avessi avuti, se lo sposo morto mi fosse. E stessi a imputridire, mai questa fatica assunta non avrei contro il volere dei cittadini, cioè sembra smentire tutto. Cioè, dice l'ho fatto solo per te, e qui eh, trema anche il nostro discorso. Su Antigone come simbolo della pietà, della carità, sta dicendo cose terribili, che avrebbe certo, che, che lo dice per paradosso: se avessi avuto dei figli, avrei potuto lasciarli sepolti, ed ha anche una giustificazione, attenti: e quale legge mi incuora a dire ciò? Se morto uno sposo mi fosse, sono versi terribili che devo dirvi, stonano. E quale legge mi incuora a dire ciò? Se morto uno sposo mi fosse, un altro sposo avrei potuto avere. Vedete che ragiona per paradosso. E un altro figlio da un altro uomo? Se un figlio era la perdita. Ma poiché padre e madre asconde l'orco, germogliar non mi può, nuovo fratello. Possiamo accettare questi versi, in qualche modo terribili, soltanto se li leggiamo in termini di, di paradosso, ricavandoci però una certezza. Abbiamo detto che in Antigone è anche il dramma della sorellanza la più aurorale delle sorellanze, ha detto Goethe, e che l'amore della sorellanza, della, della sorella e del fratello, penso all'eletto di Thomas Mann per esempio, questo amore incestuoso, riassuma tutte le sfumature dell'amore Eros, Agape, Filia, Tuttavia questa è un'idea fortemente nata all'inizio dell'Ottocento. Guardate che è dal 1789, cioè dalla Rivoluzione francese, che non sarà più possibile conciliare ciò che non si riesce a conciliare nell'Antigone, cioè individuo e stato. Tantomeno... Pietas e legge. L'intervento di Antigone però termina ancora affermando la propria pietas. Quale alleato invocherò? Se taccia di impietà guadagnai per esser Pia. E più avanti proprio uno degli ultimissimi interventi. O rocca paterna del suolo tebano e voi, numi antenati, mi traggono via. Non ve indugio. Vedete, o oh signori di Tebe, che debbo soffrire. Da quali uomini, perché pietosa volli essere? Ancora questa piena consapevolezza, questa luminosità della coscienza, consapevole della propria pietà. Leggiamo l'ultimo pezzetto, eh, a pagina 31, dell'intervento di Tiresia. Tiresia è il profeta, quello che ha causato Edipo alla eh, ricerca del è colpevole perché a tebe è tornata la morte è tornata la peste chiama Tiresia e Tiresia dice ma tu stai cercando te stesso di fatto e svela la verità qui Tiresia arriva forte anche della sua tradizione cercando di convincere creonte che la sua è una giustizia del particolare e c'è un'altra giustizia, quella della mare, potremmo dire. Ma si accorge che Creonte non... poi tornerà e maledirà e annuncerà il suicidio del figlio, la morte del figlio, la morte della moglie. Creonte no, Creonte non muore. Apolis salva, abbiamo detto. E Tiresia, un intervento molto bello, molto importante, dove racconta di sé, racconta in qualche modo come è diventato profeta, però chiude richiamando Creonte a far senno, perciò figlio, fa senno, a tutti gli uomini è possibile errare. Ma sconsigliato, disgraziato non è dopo l'errore. Chi caduto nel mal non vi si adagia, anzi cerca un rimedio, ti sta dicendo: Sei a tempo? Invece taccia, a distoltezza, la insistenza, la protervia. Or tu cedi al defunto. Non colpire un morto, anche lui sta lasciando emergere la pietas. Sarà prodezza uccidere un cadavere. Per tuo bene, pensai, per tuo bene parlo. E dolcissima cosa è dare ascolto a chi ben parla quando utile arreca. Questo è l'ultimo grande intervento legato a Antigone. Poi avremo una seconda parte che invece racconta la discesa di Creonte verso la propria ruina, Quindi se la morte di Antigone chiude il ciclo edipico, ricompone almeno nell'Ade l'oikos, la famiglia, la casa, abbiamo come contrappunto... La dissoluzione della casa di Creonte. Ma se la dissoluzione di Edipo e della sua stirpe è causata dall'ananche, dal destino, dalla necessità? L'eroe tragico è un eroe che combatte va nella tragedia antica, ovviamente, diverso dall'eroe più cosciente della tragedia moderna. Qui abbiamo un personaggio che deve necessariamente soccombere a ciò che è deciso. Creonte in questo senso è un personaggio moderno, perché va verso la rovina di sua mano, non perché combatte contro un destino, ma di sua mano e per una sua fede, per un suo credo. E credo che la polis salva invece la sua famiglia perché prima muore Emone poi si suicida anche la madre di Emone la sposa di creonte Antigone esce di scena ma lascia nel lettore una commozione non possiamo chiamarla diversamente Specie di pianto la cui eco, come abbiamo visto, si è sparsa nei secoli anche travisandone un po' il messaggio. A parte Kirke a parte simon Vale, perché la modernità, la Rivoluzione Francese, attualizza la tragedia di Sofocle in qualche modo tradendola. E facendola diventare il luogo di uno scontro, di un'opposizione tra legge naturale e legge degli uomini, legge dello Stato. E sarà questo che affascinerà molti lettori nel corso dell'Ottocento e del Novecento. Chiudiamo qua e sentiamo se c'è qualche commento, qualche. Eh, non volevo intervenire a prof. Per un Parla un po' più forte. Si sai, vede po più grande, più grande, perché... Sì, ora. Mi devo sì, mettere meglio. le cuffie magari. Sì, meglio. Eh, le, no, però le dovrei cercare. Eh, oppure parli qualcun altro eh, vado a cercare le cuffie. Eh, intervengo per 5 minuti. Vediamo se c'è un volontario. Ciao, io ti volevo chiedere quanto la figura di Antigone è i giorni d'oggi. Io leggendo il testo mi è venuto in mente mh, quello che è successo in Italia eh, recentemente, di quella sequela di morti portati via dai camion senza nessuna sepoltura per il Covid. Ecco, ti volevo chiedere quanto mh, questo segna in maniera racerante la nostra civiltà, una civiltà che non dà sepoltura ai propri morti, una civiltà che anzi gestisce il corpo non come un valore, ma il corpo di un, del morto, non come un valore, un qualcosa da cui trarre degli auspici, ma come una cosa da, da cui smaltirsi, un rifiuto, un qualcosa di chi più prima ce ne se ne libera meglio è. Ecco, qual è una società del genere? Che, che tipo di società può essere? Ecco, eh, se devo dirti che è una società infame, che ha fatto dello Stato tutte le norme, sono state presentate ovviamente come salvaguardia. Una salvaguardia che ha avuto, suppongo, la sua efficienza e la sua utilità. Fatta contro la pietà. Cioè, questo è il tempo di Creonte chiaramente. Comunque si chiamino i Creonte del nostro tempo, non è certo il tempo di Antigone. Tieni conto che, giustamente, non tanto le morti causate direttamente o indirettamente dal covid, ma quanto hanno comportato disprezzo o svalutazione della morte. Quei camion, quelle sfilate, sono l'espressione concreta della desacralizzazione della morte. Perché uno sia credente o no, non importa più da questo punto di vista, perché di morte appartengono alla dimensione del sacro. Cosa fa la legge napoleonica contro la quale eh, si accanisce il foscolo e si confina i morti fuori dalla città? Ma più esplicito di così il contrasto che ci ha raccontato Antigone tra oichia tra casa, famiglia, familiarità, cioè mondo degli affetti, mondo dell'amore e mondo dello Stato, cioè della neutralità affettiva, non poteva essere. che Foscolo inveisce contro eh, lui che era stato un fanatico del primo Napoleone, l'aveva visto come eroe della libertà. Inveisce duramente nei sul sole, per citare l'ecclesiaste, niente di nuovo sotto il sole. E in questi anni... Anche adesso, con la guerra in, Ucra in Ucraina o Ucraina che sia, noi vediamo questa contrapposizione. Antigone è attualissima. È la ragione per cui stasera siamo qua a parlare di Antigone. Io avevo preparato un'altra cosa che faremo settimana prossima per essere sincero è stata una specie di rivelazione, di piccola rivelazione di ma perché non parli di antigone proprio adesso i che nunc, qui e ora guarda che stiamo assistendo a uno scandalo e devo dirti che anche chi si fa portatore dei valori, diciamo domestici, familiari, che sono poi i valori dell'interiorità, ha una voce flebile. Questi sono tutti creonte che non ascoltano, che non aprono un dialogo, una guerra. Si può sempre, si poteva sempre superare attraverso una trattativa diplomatica, un compromesso. No, qua quali siano le distribuzioni delle ragioni? Diventa irrilevante addirittura. Appartiene alla legge della polis contro la quale si, si scaglia Antigone. Gli uni e gli altri non fanno che ribadire. La legge della polis. Se inserissero un seme di Antigone avrebbero trovato da, da tempo la via di una conciliazione, di una trattativa. Sai che racconta la Cavani che, quando ha seminato di, di fantocci, di, di pupazzi, le vie di Milano, la gente passava indifferente. Eppure c'era una forte verosimiglianza. Lasciava lì questi apparenti cadaveri seminati per le strade. Alcuni erano attori che fingevano la morte, altri erano manichini. Ma gli attori che fingevano la morte. E lei, lei che aveva già fatto un francesco, poi ne farà altri due, era scandalizzata da quanto vedeva durante le riprese. Per le strade di Milano, e siamo dentro una profonda perdita di umanità. Da, tu pensa all'Antico Egitto e alla, alla civiltà anche crudele, ma al culto dei morti che ha l'Antico Egitto, addirittura conciliando il culto dei morti con la grande arte la bellezza perché queste sono le pitture egizie senza pensare ai grandi monumenti funebri le piramidi eccetera e tutti vico eh? se tu leggi la scienza nuova di vico fa iniziare la civiltà umana dalla sepoltura Quando sono stati trovati reperti di sepolti che risalgono alla preistoria, quindi al 15.000, al 20.000 avanti Cristo, messi in posizione fetale, con intorno queste conchiglie colorate di rosso? La sequenza della Cavani è bellissima, non tanto per il bacio, la carezza. Ma per l'Eucarestia che i tre fanno, il pane dato al morto, il pane che loro due mangiano. Quali corrispondenze ha quella, quella sequenza? Noi siamo nel 1969, non siamo nel 441 avanti Cristo dell'Antigone di Sofocle, ma siamo lontanissimi da quella sensibilità. Dobbiamo avere il coraggio di ritrovare la forza del nostro nome. Nome Nomen, il nostro nome deve diventare di nuovo figura del nostro destino, cioè costruzione del nostro futuro. Era questo il senso di Nome Nomen, cioè nell'uomo nel nome il destino la traiettoria è disarmante ma ancora più disarmante a mio avviso è di fatto al di là di una piccola operatività della, della carità che però nel momento in cui Viene, si esegue, rivela anche la sua fragilità, rivela l'incapacità di, di modificare gli eventi. Una rassegnazione che nei più nobili è rassegnazione, condivisione, forse dolore, negli altri è sostanzialmente indifferenza. Basterebbe vedere come è cambiato l'atteggiamento. Negli ultimi due mesi, come ci siamo, nonostante l'insistenza della spettacolarizzazione della guerra, come ci siamo abituati, tra virgolette. Questo ci dice quanto lontani siamo da Antigone, quanto lontani siamo da. Eh, Primo Heimat di Reitz, l'undicesimo e ultimo episodio di Heimat, ha come titolo La comunione dei vivi e dei morti. Ecco come siamo lontani da questa comunione, che è l'espressione più immediata della Pietas. Però dobbiamo dire che ha radici lontane. Questa desacralizzazione della morte. Basta pensare alla medicalizzazione. Penso a Ivan Illic, ai testi di, di, di Ivan Illic, che ha fatto, ma anche di Foucault, eh, e alla loro riflessione su questi temi. Questo è fondamentale. Quindi il giudizio che diamo sull'oggi pur magari sentendoci tutti dalla parte di Antigone, perché anche la lotta politica, se non è animata dalla pietas, se non c'è Antigone con chi lotta politicamente, è dentro la logica della polis. Antigone non contrappone una legge a un'altra, o una forma di polis a un'altra forma, alla forma di polis di, che era rappresentata da Creonte. Antigone pone la legge delle leggi. Questa è, è la riflessione. Drammatica che noi facciamo su Antigone, ma non possiamo fuggire da questa riflessione. Non possiamo non assumere in noi una figura di complicità, anche se non siamo gli esecutori di una violenza, siamo semplicemente gli spettatori che possono anche commuoversi come si commuove lo spettatore. Tra l'altro io l'ho sempre detto, proviamo più passioni in una sala cinematografica e magari piangiamo di fronte alla barca di profughi nella sala cinematografica. Sono erranti, non sono solo legati a una, alla loro biografia spicciola, in loro corre la biografia. Di ogni errante, di ogni straniero, in qualche modo di ogni singolo. Non possiamo non sentirci in loro. Questo ci dice Antigone, testo, al di là della sua. Forza poetica che io trovo straordinaria, siamo nel 441 avanti Cristo, in un'Atene che comunque è dilaniata da, da conflitti, da... ma questo trovo di straordinario, che in quell'atene, tutto sommato, attraversata da una certa forma di edonismo dove chi, chi chiama la verità, penso a Socrate, viene comunque immolato, perché Antigone è una tragedia, quella di Socrate è una biografia, viene di fatto portato anche lui come Antigone consapevole e accettante la morte. Però in Antigone c'è una fede che è la riunione, il superamento della, delle rinni, della maledizione dei Labnai, 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 Non mi viene mai, dei, dei discendenti di Labdano. In Socrate non c'è nemmeno quello. E anche di fronte a quella morte c'è tutto un Ancora, nei novi sul sole. Perché mi è sempre accaduto di dire, scusami, mi scuso per, per i riferimenti autobiografici, mi è sempre accaduto di dire, quando per esempio eravamo in comunità, che la salvezza di un bambino equivaleva alla liberazione del Vietnam. Qualcuno mi guardava storto perché il gesto è il medesimo. La premessa è che senza una rivoluzione interiore, senza ritrovare il nostro nome e la forza del nostro nome e la pietà che vi si accompagna, non rovesceremo nulla. Se la rivolta il Novecento è il secolo delle rivoluzioni mancate, è il secolo orribile per quello che è avvenuto. Basta pensare all'apoteosi di crudeltà della seconda guerra mondiale, la Shoah, Hiroshima, la Casacchi, terribile. Ma se non compiamo prima una rivoluzione dentro di noi... Non ritroviamo il primato delle interiorità, la gioia dell'oikos, del domestico. La nostra azione politica sarà sempre nella logica della polis e della città. Sostituiremo una legge a un'altra legge, ignorando ciò che viene prima di ogni legge, come dice Antigone. Come dice la lettura che abbiamo fatto stasera. Dai, ho finito per predicare, non volevo. Ok, grazie. Eh, mi si sente? Ah, okay. mi, si sì. se, mi si sente meglio? Ok. Un pochino. Senta, io volevo... un pochino okay. Tu alza la eh. voce, che puoi, diventa un po' imperiale. Sì. sì. Allora, alcune cose le devo chiedere perché non me le ricordo più. Io al di là de delle antigoni cinematografiche, un eh, cutting mi sembra, però io ho, ho un ricordo di, di un film che finisce con questa ragazza, che forse era la sorella di qualcuno, che scende dalle scale e, e la, la telecamera la inquadra dall'alto e lei ci guarda, ora passerò i prossimi mesi, a se lei non me lo dice, a cercare di capire qual è questo film in cui c'è questa... Reincarnazione di Antigone in un film che ha poco a che fare con il tema. Lei non se lo ricorda per caso? No, no al momento no. Ho no. troppi film in testa con terminali eh. in cui una ragazza ci guarda. E in qualche ci guarda modo però ci scendendo le scale, scendendo le scale eh, verso il basso e noi siamo in alto e lei ci guarda lanciandoci uno sguardo e mentre va in, questa, in questo calcio sotterraneo. Vabbè, ok, niente, poi magari. Ci risentiamo la prossima volta. Eh, poi eh, le cose, altre cose che volevo dirle, per esempio dell'importanza politica di Antigone, anche ai giorni nostri, mi ricordo che qualche anno fa c'era stato lo scandalo nazionale perché quando c'era stato l'affondamento della nave Ivory, e si è pensato al recupero dei 700 corpi di questi migranti. E quindi il tema del, del recupero dei corpi in qualche modo eh, è stato un tema politico anche nell'Italia di 4-5 anni fa eh, sostanzialmente l'opinione pubblica era contro lo sperpero dei soldi per recuperare e identificare i migranti morti a, eh, nel Mediterraneo era il più grande naufragio diciamo 700 corpi insomma. quindi è sempre un tema politico poi altra cosa, una volta era venuto da me eh, a Besnate Marco Cappato, io mi ricordo che avevo detto che siccome il mito se ne frega un po' anche delle, delle identità di genere, una piccola reincarnazione de, de, nei nostri tempi di Antigone era eh, Beppine Englaro, il padre di Eluana Englaro, che voleva seppellire la figlia contro, ai tempi c'era Berlusconi al governo, contro il, la volontà dei... Dei potenti che volevano non seppellire non seppellire Eluana poi l'ultima cosa ehm, però ehm, una cosa ehm, Antigone vince esteticamente cioè ehm, vince però la tragedia però è sempre una conti e ha sempre ehm, in sé qualcosa di irrisolvibile una tensione che non si risolve per questo è tragedia no? eh, non c'è una sintesi finale egheliana che dice cos'è giusto Antigone vince perché è un personaggio meraviglioso però resta la tensione con con il fondare una società perché Antigone è anche sempre figlia oggi stasera vado un po' contro quello che dice Croci eh, è sempre figlia di un un incesto e l'incesto in sé è la negazione dell'andare oltre da sé. Oltre, anche nel formare una famiglia stessa andando oltre la propria identità, perché fondare una famiglia vuol dire anche apertura verso l'altro, no? La, la società nasce con la con um, il tabù dell'incesto in modo che si andasse in un altro luogo a cercare. Quindi in Antigone tu, Vero quello che, dice, che ha detto lei, anche perché esteticamente cioè, trionfa Antigone, cioè, è un personaggio immortale e, e non mi sono preparato a sufficienza per questa serata. Però porta in, in sé se, se gli ateniesi del 440 a.C., al centro della loro città, ponevano, andavano a vedere, ponevano, discutevano di questa tragedia di Sofocle e perché per la Polis c'era questa contraddizione no? irrisolvibile. Tra l'Antigone e, e Creonte e, e fondare la città. E, cioè, le, le verità, nella tragedia, le verità sono: le due verità sono incomponibili e irrisolvibili. Anche se Antigone vince, diciamo. E poi boh, basta. Va bene così. e Poi purtroppo del film: ecco, non, spero di ricordarmi chi era quello esatto. sguardo di ragazza, di ragazza che era vestita di rosso forse. Che scendeva le scale e ci dava l'ultimo sguardo. Non è in Katin, però, perché Katin è troppo, era troppo. anche il tema era antigonesco, diciamo. No, adesso non adesso solo. Mira perché penso. anche Saul era un piccolo, è un piccolo antigone, giusto? Che, che voleva seppellire il bambino. Sì, eh? anche sì, quello beh, è un po' ce ne sono figure, figure nel cinema, figure diciamo di Antigoni. O maschio o femmine che siano ce ne sono eh, parecchie sì. cioè il cinema si è fatto comunque portatore di un messaggio alternativo resta il fatto che in sofocle l'ade non è l'ade sfumato inconsistente ma è proprio il luogo di una rifondazione familiare in questo Antigone vince, nel momento in cui la sua morte ha un valore di, lo dice anche, ha un valore esplicito di riunificazione. Tieni conto che parte di quello che dicevi è smentito, eh, alcune varianti del mito di Edipo non fanno morire Edipo, Edipo resta re di Tebe per un po'. Poi decide lui chiede di essere mandato in esilio, ma in molte varianti, lui resta re di, resta re di Tebe. Noi siamo legati ovviamente all'Edipo Re di Sofocle, eh, tradotto poi, secondo me, in maniera mirabile, anche se ne ha accentuato ancora di più il pessimismo da, da Pasolini nell'Edipo Re. Però eh, quindi, non c'era un tabù dell'incesto così forte o così violento se in alcune varianti del mito Edipo resta addirittura re di Tebe, finendo poi in esilio. Ma è la variazione che introduce eh, Sofocle nell'Edipo ne nell Colono. Ma stiamo parlando di una tragedia scritta nel 404, quindi 35 anni dopo l'Antigone. È eh, rappresentata postuma perché che è morto nel 401. L'edipo colono è la consacrazione della pietas di, di Antigone, veramente è il luogo dove questa pietas diventa operativa in senso pieno, e eh, non rimandando il ricongiungimento nell'aldilà. Eh, un discorso complicato, però secondo me Antigone vince anche perché attraversa la, la maledizione, di, non mi piace usare questo termine, attraversa le erinni e lo spirito delle erinni e ricompone in un al di là che, leggendo attentamente Sofocle, sembra più solido perché è come la miniera di anime di cui parla Rilke in Orfeo, ridice Hermes, perché alimenta, crea alimento, lo dice quando lei dice adesso mi ritroverò, è detto esplicitamente. Quindi c'è una vittoria di Antigone eh, al di là del personaggio e dei valori di cui lei è portatrice ed è il superamento della, del tabù, diciamo, o della maledizione, fate voi. Almeno così io la vedo. è una tragedia che va letta con, con molta attenzione a mio avviso no, io volevo chiederti qualcosa di più sul, sull'origine di, di questa pietà di questo sentimento ehm, che, che facciamo che riconduciamo con la nascita della civiltà detto la, la sepoltura eccetera quindi se nasce come un sentimento, quindi non è un fatto culturale, e forse credo anche legato a una certa mh, visione del morto come portatore di, di un'anima che deve essere dire, consolata, comunque accompagnata nel suo viaggio chissà dove, e anche dalla paura che se non facciamo così, potremmo. Avere, come, dice una, eh, come si dice, una rivisitazione dei morti, insomma, mettersi anche al riparo. <ride> a parte questa osservazione, però, questo, questo sentimento che viene prima dalla, dalla legge dovrebbe essere comune a tutti gli uomini, a tutti i singoli, a prescindere dalle leggi dello Stato. E invece, noi vediamo eh, nel comportamento, qui dico, dei singoli. Vediamo nel corso di questa guerra che non sembrano assolutamente attraversati da questo sentimento. Eh, qui non, non sono in, in gioco le leggi dello Stato, perché quando il soldato, russo, ucraino che sia, per chi compie delle atrocità su un altro individuo gratuite, sembra. Qui non, non c'è la legge dello Stato. Sembra eh, che lo abbia abbandonato il, il sentimento primario della pietras Allora la domanda è: ma che cosa vuol dire umanità? Non so se. Eh, bravo, sì, ma non è. Allora, se la nascita della civiltà viene proprio non nella ruota o nel passaggio tra pastorizia e agricoltura, ma. Da quasi tutti gli studiosi viene fissato nel momento in cui c'è il culto dei morti, e non in tutte le civiltà questo culto dei morti è legato all'esistenza dell'animo, alla sopravvivenza di un'anima. Nell'Antico Egitto non si pensi, pensa che sopravviva, eh, come posso dirti, una specie di clone del, del morto che mangia, e quindi il cibo che viene messo nella sua tomba che ha ancora, ma lo stesso vale per gli etruschi, cioè stiamo parlando di culture dove il concetto di anima non è presente. Il concetto di anima nella cultura occidentale nasce con Platone, ma già viene negato in parte da Aristotele. Quindi dobbiamo dire che questa pietas non è innata, ma cresce progressivamente fino a diventare il fondamento della civiltà. Ma come ogni sentimento umano ha le sue curve, le sue involuzioni. Bisogna ritrovarlo nel momento in cui svanisce, viene meno e eh, ci vuole quella rivolta, che secondo me è in primis rivolta interiore, che di nuovo ci colloca in quella dimensione. E questo è evidente. Qualsiasi sentimento umano ha. La stessa curva della vita? Lascia perdere un attimo il discorso Fede, eccetera. Come la possiamo configurare no? l'arco della vita. C'è una psicologia in America che va molto di moda, che è chiamata proprio psicologia di tutto l'arco della vita che non vuole capitalizzare le singole stagioni, ma vuole creare una visione unitaria dell'esistenza. Vabbè, chiudo la parentesi. Come possiamo definirla? Si nasce, si cresce, si matura, cioè si rinforza la propria identità. Vorrei aggiungere, non ironicamente, non sempre, si invecchia, non sempre, si muore. Questa è la curva della vita. Qualsiasi sentimento la vita esprima, compresa la pietas, vive della stessa curva nasce, cresce, matura non sempre, invecchia non sempre, muore poi c'è il corso, il ricorso, d'accordo, quel vico che prima o poi dovremmo deciderci di studiare con più attenzione, forse anche con più amore, anche se era molto antipatico. Almeno così sembra dalla sua autobiografia. E quindi la pietà fa parte della storia dell'uomo e delle, degli ondeggiamenti di questa storia. Poi, chiaramente nel mondo eh, da, dall'inizio del Novecento a oggi, non vivendo dentro il discorso che abbiamo già fatto tante volte, vivendo in un, in un intervallo, l'antropologia è debole, quella che io chiamo un'antropologia del provvisorio alla tua domanda cos'è l'umanità, avrebbe risposto un egiziano, un greco, un romano, eh, un uomo del Medioevo, un uomo del Rinascimento, eh, l'uomo moderno, ma non avrebbe risposto l'uomo dell'ellenismo, cioè di un'età di intervallo tra la fine di una cultura e un'altra. In questo momento... Codesto solo possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, perché noi abitiamo, ci piaccia o no, se abbiamo un minimo di, di intelligenza, abitiamo un intervallo nel quale ogni civiltà si portava dietro un'immagine precisa dell'uomo. Se tu chiedevi a un antico egiziano chi è, cos'è l'umanità, chi è l'uomo... Lui ti rispondeva Homo viator. L'uomo è colui che è in viaggio verso. L'uomo greco ti rispondeva È l'uomo razionale. Ognuno ti dava una risposta forte, ma dietro c'era una civiltà assestata nel bene e nel male con, con i suoi limiti, i suoi difetti propri dell'umano, dentro la quale era facile rispondere. Alla domanda, l'uomo del Medioevo ti avrebbe risposto Servus Dei, l'uomo del Rinascimento ti avrebbe risposto Centro del Mondo, l'uomo del Romanticismo ti avrebbe risposto Colui che ama, Noi abitiamo dagli inizi del Novecento, non è più possibile, siamo dentro un lungo intervallo, che non è neanche corretto, a me ogni tanto capita di dire siamo in una deriva, non è neanche corretto chiamarla deriva, chiamiamola sospensione, che ci però spiega tutte le infamie, e le contraddizioni le fragilità dentro la quale ci troviamo, ognuno di noi si trova e si trova la nostra storia. Ovviamente l'elemento più clamoroso è proprio il venir meno del culto dei morti, ma non in qua, perché siamo necrofili, intendiamoci bene, perché vediamo nel, nel, in questo culto l'esaltazione della vita. Però aver perso questa dimensione, quella che a gambe chiama profanazione, è evidente. I territori del sacro li abbiamo completamente disertati. Ma non parlo del sacro legato a una religione o a una fede, che riguarda il singolo e il suo rapporto e la sua testimonianza. Sto parlando del sacro, della sacralità dell'uomo una sacralità orizzontale dove i due vertici, il nascere e il morire, sono per eccellenza sacri. Quindi nel culto dei morti non c'è una necrofilia, c'è l'esaltazione del vivere, la consacrazione del vivere che è fondamentale. Questa consacrazione quando diciamo che il fondo del Mediterraneo è, una serie di, è un cimitero sepolto, è un dato di fatto, non è che possiamo. Pensa alle fosse comuni, Beh, che non sono un frutto del Novecento. Eh? Mozart è finito in una fossa comune nel 1791 quando muore. E potremmo fare esempi che vanno più indietro nel tempo. Prevalentemente, guarda caso, in momenti in cui la civiltà si è, una civiltà si è spenta e la civiltà che sopravvanza non è ancora assestata. Esattamente il tempo che noi stiamo vivendo. Che ha iniziato ormai più di cento anni fa, eh? però ci sono intervalli che sono durati anche di più, non è che possiamo ottimisticamente pensare che siamo alla fine di questa parentesi, però c'è una, dentro queste parentesi, questi intervalli, c'è quella che Ursul chiamava epoche fenomenologiche, cioè una sospensione, tutto è come sospeso. Bloomberg dice: Siamo naufraghi, in un bellissimo libretto che forse ti ho già citato. Si chiama Naufragio: Con spettatore, o siamo naufraghi, o siamo spettatori di questo naufragio. Non è che abbiamo molte altre scelte. No? Tra invocare Antigone. che è un simbolo forte. Ma quando eh, ci sono età di crisi, non dobbiamo usare e praticare i simboli da cui siamo partiti noi, l'acqua, l'albero, cioè gli archetipi unghiani. Dobbiamo eh, lavorare sui simboli che esprimono figure della storia o della letteratura o della poesia. perché questi ci chiamano direttamente in gioco. Bello sapere quali sono i simboli dell'acqua, ma non modifica il nostro vivere. Cogliere i simboli che sono dentro Abramo o dentro Antigone o dentro moltissimi altri personaggi che la storia o l'arte la ci ha regalato che qua non sempre sono simboli positivi, pensiamo però Don chisciotte, è simbolo di Amleto, è simbolo di... per quello questi personaggi sono entrati nel nostro vissuto, perché sono simbolo di... altri personaggi possiamo averli amati, ma non hanno questo spessore simbolico. Metti il principe Mischi è il simbolo dell'impotenza della bontà. Come lo è Nazaren di Buñuel, come lo è Viridiana di Buñuel, ma in maniera proprio voluta. Cioè è il loro autore che li ha fatti simbolo di. Io credo che Sofoc Sofocle fosse cosciente di aver creato con Antigone un simbolo e di averlo in qualche modo offerto agli spettatori e mi sono chiesto il grandissimo successo che quando Antigone è stata rappresentata ha avuto se ci pensiamo poi confrontandolo anche con, con altre opere coeve dello stesso tempo Antigone non aveva forte il concetto di catarsi, che hanno altre tragedie greche. Lo spettatore non usciva dalla visione, a mio avviso, eh, dalla visione di Antigone purificato. Usciva invitato, ma in maniera esplicita. Invitato a scegliere anche la morte, quindi e mi sono sempre stupito del fatto che abbia avuto questo successo, abbia vinto quell'anno, sia stata giudicata la tragedia più grande. Nota che Sofocle, anche se eh, la critica letteraria tende a unire le tragedie di Sofocle eh, tre per tre, come era in Eschilo, erano tutte trilogie, non c'era una tragedia unica, in genere erano trilogie. Sofocle è il primo eh, poeta tragico che rinuncia alla trilogia, fa una duologia di Porei e di Pocolono per esempio, ma, non, ma è forzata, non c'era come il Prometeo di Eschilo o eh, le coefore di Eschilo, eccetera. No, bene, grazie, ma un'ultima osservazione che volevo fare, è completamente diversa. Eh, mi è sembrato anche singolare che eh, nell'Atene eh. del V secolo eh, sì, il potere non so se era più forse sì, che mh, per, eh, permette che venga rappresentata una tragedia che comunque critica fortemente il potere. Penso in rapporto All'idea di censura che attraversa nostro tempo. il nostro tempo. Eh, devi pensare che è l'Atene che noi abbiamo scelto come simbolo, sottolineo, della democrazia. Sicuramente a Sparta non l'avrebbero permessa la rappresentazione di Antigone, forse nemmeno a Tebe, però Atene è orgogliosa. Di una sua democrazia quando non viene perturbata in maniera sottile, quasi perfida, da un personaggio come Socrate. Questo è importante. Quindi non è che sia sempre tollerante, però ha più rispetto per la forma d'arte questa democrazia, ma questo è così per tutte le democrazie rispettano l'arte, sono le dittature che invece utilizzano l'arte, non è che la disprezzano, la utilizzano. Basta vedere la Russia, la Russia di Stalin, la Germania di Hitler, il fascismo. E io ho sempre detto che, per esempio, in riferimento al cinema, le dittature hanno avuto più intelligenza del potere del cinema di quanto abbiano mai avuto le democrazie. Ancora oggi le democrazie non sono consapevoli di quanto è potente l'immagine. La dittatura ha sempre avuto questa intuizione. Basta vedere, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, i documentari dell'Istituto Luce fatti durante il fascismo. Un'intelligenza del mezzo strepitosa che serviva a creare il mito. Un mito così forte... Che in mio dio come sono cadute in basso. Eh, Laura Antonelli vede da lontano il Duce a cavallo e sviene, ma sviene sul mito. Oppure nella Ciociara di De Sica, eh, sono su in montagna scappate dalla città, parlano di quello che succede, ma c'è la guerra. Però le vecchie dicono: Quanto è bello Mussolini! Ancora una volta vedi l'intelligenza che il cine, la dittatura ha avuto del cinema e come questa permeava del resto, nella giornata particolare di scuola, è detto chiaramente della coniugazione tra fascismo e immagine. Lei ha un album eh, dove ha tutte le foto che ha appiccicato che raccontano la storia del fascismo e ci ha fatto sotto due righe in, in rima. Lui invece sta mettendo i libri, prima di partire per l'esilio, sta mettendo i libri in valigia. Cioè è esplicito questa, questa verità. Ora, Atene ha questo amore per l'arte, non ha lo stesso amore per la filosofia. La minaccia la vede non nell'espressione artistica, la vede nella, nella razionalità del filosofo. Forse fu costretto all'esilio anche Platone, si è fatto comunque qualche anno a Siracusa. È vero che a Siracusa pensava di costruire la sua ideale Repubblica, però non è incerta la cosa, se, se era stato esiliato o no. C'era meno tolleranza per il filosofo, c'era più tolleranza per l'arte. Non, non mi stupisco, del resto. Eh, eh, già in Eschilo eh, c'è una critica del potere, eh, però Eschilo era considerato un grandissimo, si amava meno Euripide che dissacrava in fondo il mito. Era troppo presto, forse venuto 50 anni dopo. Ma buono.